Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. A tu per tu con i protagonisti della musica, dell'attualità, del sociale. Benissimo, amici di Birichina TV, ben ritrovati in diretta con noi. La bella presenza di Beppe Carletti, grazie, dei Nomadi. Grazie Roberto. La storia dei Nomadi, abbiamo qui con noi, abbiamo appena ascoltato il loro cavallo di battaglia, un ricordo grandissimo del grande Augusto, che Beppe vive sempre con grande emozione, anche certo. Noi chiaramente. Beh, non si dimentica mai un amico, L'amico lo si porta sempre nel cuore, quindi non muore mai. Non era un cantante, non era no. un... Era tanta cosa, era un amico, un compagno di vita per 30 anni, che è stata una cosa che auguro veramente a tanti ragazzi. Dico sempre, quando mi fanno parlare con le scuole, dico sempre: se c'è qualcuno che suona e trova un compagno per fare un gruppo e vivere quello che ho vissuto io ve lo fatelo, auguro, fatelo. È la cosa più bella del mondo. A parte il fatto che già lo stare assieme, no? Vuol dire ma sì, sopportare, no? Allora, 16 anni. Esatto. Te lo dico tutto, 16 anni a Riccione per 77 giorni suonare e cantare. A 16 anni. 2-3-4 ore a sera, vero? Sì, 3 ore per sera. Con piccole pause, piccolissime, mezza birra. Appena. Ci davamo il turno, perché bisogna sempre... Ma ti ricordi il nome del locale, anche no? Sì, era un bar che c'è ancora, ma non si chiama più così, si chiamava Frankfurt Bar. Pensi. Perché era... praticamente la gente in questo caffè concerto, sì, è chiamato così, veniva dopo cena, vivevano lì, insomma, bevevano, capito, ascoltavano musica per 3 ore. Pensa. Poi con i Nomadi, senza sapere che eravate una storia cominciando. Però è stato bello, perché poi piano piano lì, e noi ci siamo fatti le ossa, sai, 77 giorni. Augusto ha imparato tantissimo, anche stare sul palco, parlare con la gente e andare sulle ginocchia delle donne a cantare. Si divertivano, sai, gli stranieri amano queste cose qua, hanno la giovialità di noi italiani, insomma, che siamo un po' sempre pronti a giocare, scherzare. È stata un'esperienza che è lì è partita la nostra storia. La storia dei Nomadi, che poi è quello che hanno fatto dopo tutti i cantanti e le cantanti delle orchestre da ballo, certo, dopo, no? Proprio così. Che vanno in mezzo alla pista, fanno quei due pezzi a metà serata. Guarda, no? Che noi, cioè io e Augusto, nel 63 suonavamo nella sala da ballo, quindi... eravamo abituati, 4 pezzi, poi ci si fermava 2 minuti perché bisognava che la gente andasse a bere qualcosa, sì, altri 4 pezzi. Poi quando volevi chiudere la serata arrivava il gestore e diceva: fate 2 valzer così vanno via, perché anche il gestore era stanco. Sì, ormai alle 9 aveva cominciava. Già incassato, no? Adesso alle 9 la chiudono la discoteca, ma una volta alle 9 la aprivano. E vabbè. Devo dirti, allora Beppe, sarà per sempre il nuovo album che hai realizzato in questi 2 anni di chiusura forzata, no? Sì. Di mancanza dai palchi, dalle di piazze, prigione. La prigione senza d'oro. Aver commesso nulla, ma guarda che tutto sommato però forse ti ha aperto qualche sì, beh, idea chiaro creativa, che poi no? Mi ha aiutato tanto il fatto comunque avere questa possibilità di avere uno strumento tra le mani e potersi esprimere. Sicuramente per me il tempo è passato abbastanza, non dico bello, ma comunque è passato in un modo sereno e arrivava sempre sera, hai capito? Non era, ma cosa faccio? Insomma, sai, c'era il problema, cosa facciamo oggi? Cosa non facciamo? Io non avevo questi problemi qua, quindi a far musica mi ha aiutato. Anche a superare questi 2 anni, capito, chiusi in casa, che però se uno ha la fortuna di suonare, il tempo secondo me scorre meglio. 13 brani in un unico CD, già nei negozi, già in distribuzione presso tutti, sì, i digital store, ma sì, così, sì, digital le store, nuove tecnologie. Digital store, sì, perché adesso pronunciarli digital store è anche impegnativo, dai. Sì, sì. Allora, da questa bella produzione ascoltiamo vediamo Pomeriggio d'autunno. Sì, che è molto carino. Sì. Bene. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi.
Rieccoci ancora insieme con Beppe Carletti su Birichina TV, un buon ascolto a tutti voi. Abbiamo ascoltato questo bel brano musicale che potrà diventare anche una canzone, no? Cosa dici? Potremmo... Tutto è possibile. Invitiamo qualche autore che possa prendersi questi 13 pezzi, ne scelga uno e ci proponga, e ci proponga un testo. Un testo, no? Vediamo un po'. Si può, guarda che puoi volere potere. Esatto. Ma vedrai che dopo... gli annunci che stiamo nei facendo il cantante c'è, vero? C'è, sì, il cantante, c'è, il corista, c'è anche come, ma grande. Poi io sono un fans del vostro bassista che secondo me canta in maniera divina. Perché canta così poco? Perché abbiamo l'altro che canta. Perché poi sai, se fai poche canzoni, hai capito, allora riesci a sostenerle. Ma se ne devi fare 20, mettiamo che ne facesse 20, come fa Yuri, diventa dura. Ogni volta che lo vedo gli dico, ma fai qualche canzone più? No, lascia fare lui, mi dice sempre. No, beh, perché così, perché beh, poi chiaro. Suonando anche il basso non è che... Comunque si è inserito bene Yuri, vero? O no? Moltissimo, mamma piace mia. Tantissimo alla gente. Io dico, guarda, che è un nomade giusto, lui... secondo me hai trovato l'elemento, sì, che... avrà il seguito di nuovo. Glielo dico sempre, guarda, così te mi porti fino alla fine. Ma tanto... no, ma tocchiamoci sotto il banco. Allora, i nomadi in Veneto il 30 luglio a Busiago, grande, sì, festa, perché quello, io dico sempre che quella dei nomadi non è un solo concerto, ma è una grande, una festa, grande concerto. Festa, sì. 30 luglio in piazza a Busiago, Busiago, in provincia di Padova, sì, un paesino però da una grande comunità che ama i nomadi sì, da tanti anni. Siamo stati 10 anni fa di seguito, due anni di seguito, 10 anni e fa. E quindi adesso è tornato fertile, sì, il momento giusto. Beh, per sì, fare, dai, una grande, sì, serata. Quest'anno la gente ha voglia, sì. 30 luglio quindi a Busiago con i nomadi, una grande concertone festa, portati i manifesti, portati i figli, portati i nonni, portati i panini, tanto lì con i nomadi si fa solo è festa. Come la chiamate voi? Macarana? Come la dite voi? Gli emiliani, io ricordo che avevo, sì, un locale e i gruppi dicevano facciamo non maranza, come la chiamate voi la festa vostra, il casino, come lo chiamate in Emilia? Oddio, aspetta. Non c'ha un nome. Jerry di Tieniti lo conosci te, sì, forse. Sì, di nome, sì. E lui diceva facciamo, vabbè, insomma, facciamo festa, dai. Vabbè, facciamo festa. Festa, sì, dei nomadi fermi però in piazza a Busiago. A Busiago, sì. Nomadi con radici e nomadi stanziali in quel caso. Bene, allora ringraziamo Beppe Carletti e i suoi meravigliosi e gloriosi anni, tutte le belle emozioni che ci ha regalato nelle piazze, nelle serate, nelle loro canzoni. La musica dei nomadi non si fermerà sicuramente oggi, ma vivrà per sempre. Perché è una cosa che non si può fermare. Non muore mai. Non muore mai. Esatto. La musica è... Io invidio, tra virgolette, un po' voi artisti, perché voi quando fate una cosa rimane per sempre. Voi, sì, quello sì, fate delle cose che ne sarà può per cancellare. Sempre. Sarà per sempre, infatti, regalatevi questo nuovo lavoro di Beppe Carletti, sarà per sempre 13 brani musicali che, grazie a voi autori che ci ascoltate e che ci proponete, potranno diventare canzoni. Qualcuno potrebbe anche diventare canzone. Bene, vi lasciamo con un grande brano video dei Nomadi. Ma che film? La vita. Ciao a tutti. Buona estate. Ciao. A voi, ciao. Ciao. Il pomeriggio su Birichina TV è Detto tra noi. Detto tra noi. Detto tra noi, l'intervista del giorno. Seguici sui canali del digitale terrestre di Birichina TV.